peggio. Poi gli critico. Attenzione, siamo qui con il grandissimo Daily Mail. Dobbiamo parlare del Datagate, un argomento internazionale che ha provocato uno scandalo del tutto inimmaginario. Allora, innanzitutto i miei amici vogliono che io mi ridicolizzi all'università davanti a tutti. Infatti ci sono delle persone che escono, entrano, non so esattamente se potrò continuare a parlare di continuo. Però diciamo che adesso il tentativo lo faccio. Minuti. Non mi guardare mai il grandissimo dall'alto verso il basso, non ti permettere, siediti. Siediti immediatamente. Cane. No, non ti azzardare, il grandissimo non può essere. No, dai, grandissimo. No, è proprio una questione di immagine. Non posso mandarla in onda se. Cioè l'immagine, la mia immagine va tutelata, ti posso denunciare. Vabbè, la sfida, spiegavano, la sfida è che deve riuscire a fare un video di almeno 5 minuti una cosa su che... un argomento che abbiamo scelto noi. Sì, però io non mi sono informato, su questo ti dico quello che più o meno so, quello che più o meno non so. Innanzitutto è chiaro che dal Datagate, cioè cosa è emerso? A causa delle rivelazioni di un personaggio che avevo, adesso non ricordo il nome, quando non mi sono informato prima del video, si è venuto a sapere che l'America tiene sotto intercettazioni un po' tutti quanti i dati di tutti quanti gli americani e non solo, anche dell'Europa. Questo ha creato delle crisi diplomatiche, perché ovviamente gli stati europei non vogliono sentirsi osservati, e ovviamente anche l'Italia rientra in questo contesto. Ma pensa che il suo canale sia sotto controllo da parte degli Stati Uniti d'America? Speriamo, mi regalano due visualizzazioni e faccio un po' più soldi rispetto a quegli spicci che faccio, che non sono pochi. Ho fatto quasi $400, ragazzi, poi vi farò vedere i dati. Torno sull'argomento. E praticamente ci si chiede: qual è il dubbio su questo tema? Che ci si chiede: è legittimo sacrificare la propria sicurezza personale a scapito della privacy? Cioè, a favore, cioè è giusto sacrificare la propria privacy per la sicurezza di una nazione, per la sicurezza dei suoi abitanti? Per quanto mi riguarda, io ritengo di sì, perché comunque questi sono dati di una mole esorbitante che non possono essere oggettivamente e fattualmente letti tutti. Ci saranno sicuramente dei meccanismi, come ha spiegato Obama quando ha fatto le prime dichiarazioni dopo che è uscito il Datagate, ha spiegato che non tutto viene esaminato, ci sono dei software che esaminano parole chiave, parole in un determinato contesto, quindi che ne so, tutte le cose di prevenzione per attentati e altre cose così. Quindi per me è grave, certo, la violazione della privacy. Però è, secondo Daily Mail, un'operazione del tutto lecita. Allora, non è lecita ovviamente, perché comunque vai a trattare dati sensibili come ad esempio lo stato di salute. Mettiamo caso che io sia malato di AIDS, un'azienda volendo potrebbe accedere a quei dati, scopre che io sono malato di AIDS e non mi prenderebbe a lavorare. Ci dovrebbe essere un limite, pur continuando ovviamente la capacità intercettiva. Ma qual è, secondo Daily Mail, il fine di questo spionaggio da parte ovviamente, dell'America? Ovviamente penso che ci sia grossa paura per attentati e cose così, e sia questo soprattutto per avere una posizione dominante. Perché dovrebbe avere paura proprio di noi europei? Che siamo alleati. No, penso che contrattare con l'Europa, soprattutto a livello economico, ti mette in posizione di forza, avere delle notizie che riguardano i diplomatici. Su questo non mi sono informato, è un'ipotesi che faccio così al volo. E questo è quanto, Cagnacci, mi hanno provato a riprendere dall'alto verso il basso, ma è grandissimo. Siamo arrivati a 5 minuti. 3 minuti e 18. Devo parlare ancora? Vabbè, parlo ancora. Io vi voglio chiedere una cosa, sareste disposti? La domanda è: noi, tu persona che stai guardando questo video, sei disposta a essere sotto controllo e quindi essere al sicuro? Nessuno può rapirti, nessuno può minacciarti nel caso. Considera succeda... quindi gli Stati Uniti d'America la potenza maggiore di questo mondo? Sì, sì, la potenza maggiore di questo mondo. Sta passando qualcuno che sicuramente starà ridendo di quello che sto facendo. Vabbè, la registrazione a me fa. Niente, ritorniamo sull'argomento. Ma anche i miei interlocutori hanno smesso di. Guarda che bei piedi. Siamo a 4 minuti. Siamo a 4 minuti. E quindi la domanda è questa: io ti faccio te la domanda, a te che anche stai registrando, buon Fabio. Sì, è arrivata gente. Sei disposto a rinunciare alla tua privacy per la tua sicurezza? No. Perché non ti senti al protetto dagli Stati Uniti d'America? Perché non ti senti in pericolo. Perché tu, da cittadino di Teramo, di una città di provincia, non ti senti in pericolo, giustamente. Immagina gli americani che hanno vissuto comunque una tragedia come quella dell'11 settembre, in cui io però, più di queste cose qui, sarei curioso di sapere come i repubblicani vedono adesso Obama, no? Perché vedevano Obama come uno che poteva essere un pericolo per la nazione, perché nero, perché aveva origini musulmane, eccetera. Chissà se i repubblicani, davanti a una cosa molto repubblicana come decisione, come quella di tenere sotto controllo tutti quanti, abbiano cambiato idea e magari non abbia portato addirittura un vantaggio elettorale alle prossime elezioni, se non c'è stato una diminuzione dell'elettorato democratico. Meno 4, 3, 2, 1. Ciao.